Buon pomeriggio e bentrovati con noi a Caserta Sera Stadio, l'angolo del dopopartita. Spazio alla sigla, ci ritroviamo dopo. Una sorta di nuova partenza. Complice anche l'avvio del mercato di riparazione con il ritorno dell'attaccante Daniele Napoletano, il Treppini ha di fatto iniziato una nuova stagione nel confronto derby odierno con i cugini della Vulcania di Roccamonfina. In un mese di dicembre, che a proposito di derby, porterà con sé anche la doppia sfida di Coppa Italia con la Life. Andata mercoledì 6, ritorno mercoledì 20. L'11 di Romagnini ha fatto di tutto per iniziare al meglio il proprio percorso, cercando di dare una gioia agli appassionati assiepati sugli spalti del Ferrante. Dalla loro, i biancoverdi avevano alle spalle 3 sconfitte consecutive, di cui l'ultima particolarmente pesante, il 4-0 a Gamba Tesa. Serie nera anche per l'11 di Iannarelli, che prima della gara odierna doveva fare i conti con 2 pesanti KO e tra l'altro con un ampio scarto, 5-0 a Venafro e 4-2 in casa contro il Campo di Pietra. Così, all'insegna del primo non prenderle, il centrifugato dei 90 minuti di gioco ha dato un importante 4-0 per il Treppini Matese. A sbloccare la contesa al 17esimo ci ha pensato Francesco Riccio. Il raddoppio arriva al 44esimo, grazie a Daniele Napoletano. Il tris giunge con Alberto Riccio al 58esimo. E sul finire della gara è Guzzo a portare a 4 le marcature a favore del Treppini. Motivo di pensieri dettagliati nel dopogara per quelle che sono le prospettive future su entrambi i fronti. Oggi pronto riscatto dal risultato della settimana prossima, un Treppini che ha calato, diciamo, il poker. Sì, innanzitutto ci tenevo a dire che la sconfitta di domenica scorsa non rispecchiava il risultato. Vabbè, da qui a dire ormai è successo. Aspettavo questa reazione, c'è stata alla grande, potevamo fare anche qualche gol in più. Chiaramente con l'acquisto di Daniele Napoletano abbiamo completato l'attacco, è tutta un'altra storia, diciamo. Importante è proseguire su questa striscia positiva. Poi i ragazzi lavorano tutta la settimana, ce la mettono tutta e continueremo così. Adesso ci aspettano trittico di partite difficile, importante. Siamo in corsa ancora per questa Coppa Italia, che per noi è obiettivo primario a questo punto. Noi niente, dobbiamo continuare così. Infatti, a proposito del ritorno di Napoletano, sensazione a caldo, cosa potete dirci? Ma no, sensazione a caldo, l'hanno visto tutto, con Daniele un altro spessore, un attacco, ogni azione può diventare pericolosa, una palla innocua può diventare gol. E ne giocano anche i compagni, tanto è vero che Francesco Riccio ha fatto gol, Alberto Riccio ha fatto gol. Questo è il calcio, un finalizzatore del genere ne gioviamo tutti. A proposito di partite importanti, mercoledì ci sarà la Coppa Italia con la Life, un passaggio storico per la fase regionale. Un passaggio storico perché poi il Matese verrà rappresentato per una finale importante. Spero che il Treppini arrivi in finale, noi siamo fiduciosi, ce la metteremo tutto sicuramente e speriamo che il paese ci segua, ci dia una mano anche il paese e noi saremo contenti. Domanda secca, cosa è mancato oggi ai suoi giocatori? Sono mancati tanti infortuni che hanno condizionato sicuramente la gara. Abbiamo fatto una gara in difesa, abbiamo giocato con un 5-4-1, è evidente, però ovviamente non siamo riusciti a tenere l'attacco a subire. Crede anche che la presenza di Napoletano da parte del Treppini abbia influenzato la partita? Sì, sono d'accordo, un bel giocatore. Settimana prossima avrete in casa il Frentania. Sì, speriamo di riconquistare, diciamo, di mantenere il campo e di portare a casa questi 3 punti fondamentali, sì, il risultato ovviamente, ci si spera. Amici tifosi, il nostro appuntamento termina qui. Vi aspettiamo alla prossima. Sigla.